Avsim. E Juventus-Milan è una partita decisiva per decidere chi andrà in Champions League e chi sta fuori dalla UEFA e va in Superlega. No, vabbè, lasciamo perdere tutti questi discorsi. È una partita veramente troppo importante, con tanti significati, tante sfide nella sfida e soprattutto i tre punti importantissimi per la classifica, oltre anche ai possibili 100 gol di Cristiano Ronaldo, che parte titolare, e 100 gol in maglia bianconera di Dybala, che parte dalla panchina. Questa è la mia live reaction. Si è trattato di una vittoria della Juventus oppure no? Sono pronto a scoprirlo. E sempre forza Juve. Lunghissimo possesso di un minuto intero per andare a conquistare un calcio d'angolo. Siamo partiti bene. Subito un fallo di Rabiot su Ibrahimovic. Voleva dirgli: la coda posso averla solo io. Attenzione il tiro dopo una deviazione su questo calcio di punizione di Cuadrado. De Ligt però centra Theo Hernandez, sarà ancora calcio d'angolo, una seconda palla molto pericolosa. Morata in 10 minuti ha giocato più da terra che in piedi. Bene Rabiot che si è inserito, però chiuso il tiro e poi c'è fallo in attacco. Buona iniziativa, anche un po' fortunosa qui al 14esimo con Rabiot, che ha iniziato molto bene la partita. Bellissima triangolazione del Milan con Brahim Diaz, che conclude poi alto sopra la traversa al 18esimo. Primo scudo del Milan, ma hanno attaccato veramente bene, con velocità e precisione. Grande conclusione di Brahim Diaz, ancora, che si muove benissimo tra le linee, a ridosso dell'area di rigore, blocca Szczęsny stavolta perché era centrale. A un quarto di partita la manovra della Juve sta già ristagnando e Chiesa non è ancora stato mai coinvolto veramente nell'azione. Chiellini passa a Donnarumma per iniziare a prendere un po' l'abitudine per la prossima stagione. Ecco che si accende Federico Chiesa, però prosegue McKennie sulla sinistra, ancora Chiesa dentro, un po' lunga per Morata. Ah, Chiellini fuori, a porta vuota, sull'uscita vuota di Donnarumma su corner. L'incornata di Chiellini, si è visto un po' sorpreso da questo pallone spiovente. Bentancur, può calciare di sinistro, ci pensa troppo ovviamente, ma poi Chiar respinge, quindi tiro murato. Ho perso il conto se ha fatto più errori Ronaldo o Morata lì davanti. De Ligt toglie un pallone fondamentale a Ibrahimovic, anche se era messo male col corpo, che gli è arrivato ancora da Brahim Diaz, che sta facendo tutto quello che vuole. Hernandez in area, Hernandez, il cross sul secondo palo, salvataggio di Alexandro su Ibrahimovic. Grande salvataggio di Alexandro, che si è trovato la palla lì, però ha fatto veramente un gran taglio per trovarsi al posto giusto. Cross deviato di Theo Hernandez da parte di De Ligt, che diventa un tiro, ma Szczęsny blocca, per fortuna era lento. Però altra incursione qui, bruciato di nuovo Cuadrado alle spalle di McKennie. È chiaro che Theo Hernandez è devastante se corre, però ha spazio alle spalle. Esce Szczęsny su un calcio di punizione, però ancora Brahim Diaz sul secondo. Grandissimo gol. Grandissimo gol di Brahim Diaz. Bellissimo gol di Brahim Diaz e se l'è meritato perché è il migliore in campo. Però ecco, vedi tutte queste chiacchiere adesso. Szczęsny, Donnarumma. Szczęsny non ha voluto, non ha saputo bloccare questa palla che spioveva per questo fallo sulla tre quarti. Fallo di Chiesa, fallo stupido di Chiesa per il Ruenta su Salemegers. Poi Szczęsny di pugno e Brahim Diaz raccoglie, salta Cuadrado, che tra l'altro ha anche un rimpallo a Brahim Diaz, piazzata all'incrocio dei pali. Secondo me c'è un check in corso per possibile tocco di mani di Brahim Diaz sul rimpallo con Cuadrado. Secondo me non la prende con la mano, per quello che ho visto io l'ha presa solo col fianco. Gol confermato. Juventus-Milan 0-1. Finisce questo primo tempo sull'ennesima giocata orribile di Morata. Sono proprio curioso di vedere che cosa sarà in grado di fare, se sarà in grado di fare qualcosa Pirlo in questo intervallo, perché è chiaro che così il Milan ha in pugno la partita. Secondo tempo, si riparte da 0-1. Grandissimo tiro da parte di Bentancur e poi palla in calcio d'angolo con la parata di Donnarumma. Giustamente si dispera Bentancur perché sarebbe stato un grande gol. Subito inizio con Cuadrado che mette palla dentro, il tacco di Morata per Bentancur che accorre. Bello schema questo. In questo inizio di secondo tempo tatticamente non è cambiato assolutamente nulla. Dopo 10 minuti Pirlo inverte Chiesa e McKennie. Il primo passa a destra e l'altro va a sinistra.
tanto altra grande azione del Milan. Ci chiedono fallo di mano, l'arbitro fa correre, ma altro tentativo pericoloso, altra percussione. Mamma mia che rigore netto, un altro regalo di Chiellini. Chiellini ha regalato un altro rigore. Oh mio Dio, Chiellini ha regalato. No, ma non è possibile. Ma cosa vuoi da noi? Ma ti vuoi ritirare o no? Ma la vuoi smettere di giocare? Ma non l'ha ancora assegnato, ma adesso lo darà. Cioè, questo è un rigore clamoroso. È un rigore clamoroso. Adesso lo va a rivedere e lo dà. Ennesimo tiro di Brahim Diaz. Non ci posso credere. Non ci voglio credere. No, ma ditemi che questo è un incubo. Ma non puoi regalare un altro rigore. Ma tu ci hai fatto perdere lo scudetto con l'Inter a gennaio. E poi la Corsa Champions con Napoli, che non mi ricordo che mese era. E adesso siamo arrivati a maggio e tu stai ancora qui a regalare rigori. Ma ti rendi conto? Ma ti vuoi ritirare? La vuoi smettere? La vuoi smettere di andare in campo? E Pirlo che ti mette pure. Ora ha preso il cartellino giallo. Non era meglio mettere Bonucci diffidato insieme a De Ligt diffidato? Magari non si faceva morire. E certamente non regalava rigore. Chiellini protesta anche. Ma cosa protesti? Io non so più che cosa dire. Siamo diventati una cosa imbarazzante. Ma mi auguro che lo sbagli questo rigore. Non so chi lo tira, ma... Szczęsny-Para! Szczęsny-Para! 58esimo Szczęsny-Para! Il risultato resta sullo 0-1! Si riscatta Szczęsny! Mamma mia! Chiellini deve pagare una cena a Szczęsny, ma dovrebbe pagarla a tutti! Ripensandoci, ci siamo ridotti ad esultare per un rigore parato che fa passare il risultato da vantaggio Milan a vantaggio Milan. Com'è bello Pirlo. Che uomo elegante. Ma sa anche allenare? Al 66esimo Morata decide di ricordare a tutti che è in campo andando in fuorigioco. Al 67esimo il mago, il maestro Pirlo, sentite cosa ha fatto. Ha tolto Bentancur e ha messo Kulusevski. Quindi Kulusevski va in fascia e McKennie, dopo che ha fatto prima l'esterno a destra, poi l'esterno a sinistra, anzi viceversa, anzi no, così, va a fare l'interno di centrocampo. Sempre più caos. Sempre più caos. Tentativo di Ronaldo di sinistro, ma abbastanza fuori misura dopo essere rientrato dentro l'area di rigore. Cinicamente dobbiamo essere contenti di tre cose: la parata di Szczęsny sul rigore, l'infortunio di Ibrahimovic e l'infortunio adesso di Brahim Diaz. Cioè proprio dobbiamo essere cinici. Szczęsny provvidenziale su Çalhanoğlu, ma qui è stata una questione anche di fortuna di pochissimi centimetri. Era una palla perfetta, praticamente perfetta, messa in mezzo ai difensori. Ma avete notizie di qualche franchigia nel contratto di Dybala per cui non può entrare in campo prima che sia arrivati all'80esimo, 85esimo, non so. Cioè siamo arrivati al 76esimo, 77esimo adesso, ancora non si vede Dybala. Un cambio ha fatto Pirlo, un cambio. Kulusevski al posto di Bentancur. E così, non lo so, forse per osmosi dovremmo vincere la partita. 78esimo gol di Rebic. Gol pazzesco di Rebic. No, vabbè, ma non si può così. Io non so neanche cosa vi devo dire. Cioè, Pirlo prima della partita aveva detto: ho tutti a disposizione, meno male, così finalmente posso fare 5 cambi, perché 5 cambi sono importanti. 78 minuti, un cambio. Uno. Stava entrando Dybala, adesso Dybala sta andando a sedersi un'altra volta. Non so se adesso entra. Ma che entra a fare? Ma che entra a fare per sentirsi dire che poi non è stato decisivo? Guarda lì. Guarda lì che gol che ha fatto Rebic. E Rebic è subentrato. Rebic è subentrato al posto di Ibrahimovic. Qualunque squadra avrebbe detto: no, fuori Ibrahimovic, dove vogliamo andare? Si è fatto male Ibrahimovic, adesso... preoccupazione. Invece no, questi stanno andando avanti, pur rinunciando a giocare perché hanno capito il momento. 2-0. 2-0.
Dybala al posto di Chiesa, finalmente. Finalmente al posto di Chiesa. Ronaldo sta ancora in campo. Ronaldo e Morata sono ancora in campo. Un altro slot bruciato per fare un cambio. Uno. Dybala si presenta con un colpo di tacco per Morata che poi spreca. 3-0 all'82esimo, ma proprio me lo sentivo. Sapete la cosa? Perché ha fatto fallo McKennie. Ogni volta che McKennie fa fallo sulla tre quarti, calcio di punizione per gli avversari, gol. Sistematico. È sistematico, è successo una miriade di volte. Calcio di punizione senza nessuna deviazione, intercetto, nulla. Colpo di testa di Tomori, 3-0. 83esimo. Tomori che svetta su Chiellini. Cioè, questo è il simbolo, avete capito? Noi siamo con Chiellini titolare che regala i calci di rigore e Tomori ce l'hanno loro che chiude la partita, colpo di testa, 3-0, 83esimo. Ma tanto la partita era chiusa prima ancora di iniziare. Ma io dico, almeno per la dignità, visto che hai detto che ti piace fare 5 cambi, adesso fai un cambio e butta dentro 3 persone. Tanto ormai la partita è persa. Per la dignità se ce l'hai. Dybala ha fatto una giocata pazzesca, veloce, precisa, tagliando tutto il campo, saltando 3 uomini e il tiro è finito fuori di 10 cm. Non ci dice bene nulla stasera. Non che mi faccia piacere eventualmente il 100° gol di Dybala con la maglia della Juventus in una serata simile, però sarebbe quantomeno il gol del pareggio nei scontri diretti. Manco quello. Colpo di testa in tuffo di Kulusevski, palla alta. Il tutto in maniera assolutamente estemporanea. Alessandro di testa su corner, deviato, ancora calcio d'angolo. Manca un minuto e adesso stiamo facendo la partita per il gol del pareggio negli scontri diretti. È finita. Juventus Milan 0-3. Se volete sapere come mi sento, sono letteralmente devastato. Ci hanno tolto la Juventus. Ce l'hanno veramente tolta. Non esiste più. Live reaction Juventus Milan 0-3. Complimenti al Milan. Mettete like se vi è piaciuto il video. Spazio dei commenti aperto a voi. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ci vediamo molto presto. E sempre forza Juve.